Ehi là, salve a tutti, bentornati in questo nuovo episodio di Nomadcraft. Siamo di nuovo qui in questa bellissima casetta. E in questo episodio, appena passerà la notte, usciremo e continueremo il nostro viaggio all'interno del mondo di Minecraft. Ok, allora un po' di materiali da costruzione qui che non mi servono assolutamente a niente. Poi, allora, 80 ghiaia, ok, ottimo. Ma, ad esempio, qui volevo fare una bella minierozza, perché questo episodio vorrei farlo in miniera, quindi direi di farmi un altro attrezzo da miniera e poi di scendere giù nei meandri più oscuri della terra a fronteggiare ordi di zombie e di scheletri di ragni che cercheranno di uccidermi. Ok, basta, ora andiamo. Dovrei farmi delle torce perché so che voi non vedete niente, quindi mi spiace. Sono tanto addolorato. Ok, basta. Dovrò andare a prendermi dell'altra legna, mi sa. No, non ho altra legna, quindi uscita notturna, muata. Ok, basta, scusate. Alla Batcaverna. Oh mio Dio! Ok, sì, questa è stata abbastanza una mossa sfortunata. Comunque, vediamo un po'. Dovrò ritrovare la strada. E dov'è la strada? Non ricordo. Ah, ecco qui. Miniera di ghiaia. Oh, ottimo. Meno male che ho messo quel bellissimo cartello che io stimo troppo. Comunque, visto, guardate che idea geniale che ho avuto. Così quando muoio ogni volta posso tornare al punto dove ero prima. Mamma mia, fatemi dei complimenti ragazzi, perché quest'idea non era mai venuta a nessuno in tutto il mondo di Minecraft, in tutta l'era dei video su Minecraft. Quest'idea non era mai venuta a nessuno. Quindi ragazzi, sono molto powa. Ed è solo questo che vi voglio dire. Oh mio Dio, due creeper che mi seguono. Allora, qui ci vuole una bella tatticozza di wata. Ok, wata. Ok, fatto. Ora ci prendiamo una bella spada e continuiamo ad uccidere. Wata, wata. Oh mio Dio. Ok, guardate, cioè, che powa che sono. Mamma mia, scusate ragazzi se continuo a dire che sono powa, ma oh mio Dio, è esploso. Ok, e tu, anche tu devi esplodere, mi sa. Ecco, bravo, esplodi. Intanto io sto per morire, quindi me ne tornerei a casa e aspetterei di recuperare un po' di vita. Mamma mia, questi creeper barboni. Oh mio Dio, delle poach pork. Ok, questa è in teoria la mia miniera, ma devo andare a prendere del legno, quindi ora usciamo con la spada sguainata. Guardate che sguainamento di spade, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ok, allora. Lì c'è un lupo, ma io non ho. Lì c'è uno scheletro. E scheletro più lupo uguale lupo che mi sta tanto simpatico e scheletro morto. Vado forte nelle addizioni. Ok, comunque. Dove sei? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Schifoso essere! Vigliaco, maledizione! Ok, ci sta. Ok. Allora, qui dovrei cercare degli altri scheletri, però. Ehi, scheletro! Ok, no, sono già morti. Vabbè, proverò a sprecare questo osso. Pregando in una fortuna del, in un del destino. Ok, avete capito ragazzi. Vedo che siete molto wow. No, maledetto lupo. Ok, non ti uccido perché sennò poi mi salti addosso e mi uccidi. Oh, povero tizio che sono io. Vabbè, comunque. Ok, ora che ho preso, non ho preso del legno, maledizione, scusate ragazzi. Sono un po' tardo. È che ho visto il lupo e ho detto wow lupo, e quindi il lupo ha fatto e ha fatto oh mio Dio stupido lupo, e quindi mi spiace ragazzi, non volevo. Ok, basta. La il taglialegna maledetto tagliava gli alberi ma sognava una vita diversa. Poi ha incontrato Enigas e Luce. Ok, scusate ragazzi, non volevo farvi pubblicità. Basta, poi mi denunciano quelli della Enigas Luce. Scusate, Enigas Luce. Oh, aspettate, non ho le impostazioni di coso
di scusate, fancy, guarda che figo. Wow, wow, la pala in 3D, la pala in 3D. Ok, basta. Ok, finito. Allora, ho 10 di legno, quindi direi che mi basteranno per un po', se non muoio sott'acqua mentre trasformo il legno. Ok, fatto. Direi che non muoio sott'acqua. Allora, intanto trasformiamo queste bellissime wooden planks in un paio di bellissime scale che sono riuscito a mettere al contrario, ma guardate un po' che genio. Ok, comunque già, scusate se continuo a schiarirmi la voce, però è una cosa molto stupida in effetti. Non importa. Allora, almeno l'entrata me la faccio tutta di legno, no? Così sembra che sia faigo e invece poi continuo così. Ammuzza, ammuzza. Allora, sì, così. Molto faigo, molto faigo, molto faigo, yeah. Faigo. Ok, qui ha finito di cuocermi questa robaccia. Ok, ha finito. E poi, ah sì, ho bisogno del carbone tra l'altro. Quindi, ok, scusate, ora in questi piccoli momenti non vedrete assolutamente niente, probabilmente perché la luminosità dei video è sempre bassa, ma io cercherò di mettere torce il più possibile, ma non è facile, facile, facile. Quindi adattatevi ragazzi, adattatevi. Non posso farci niente. Mi spiace, non posso farci niente. Ok, comunque continuiamo a scavare, continuiamo a scavare, continuiamo a scavare finché non troviamo. Oh mio Dio! Oh, mitico. Ok, allora. Oh mio Dio, oh mio Dio. Dai, forza, piazza. Ok, no, no, no. Ok, ok. Voi non vedete niente, ma io vi dico che. Wow, wow, wow. Questo sì che si chiama lago sotterraneo. Ma non lago è l'apostrofo ago, ma lago, lago, lago. Ok, scusate se sto delirando in questa maniera spaventosa, ma... Oh, yeah. Allora, qui dobbiamo bonificare la zona. No, scherzo, non c'ho voglia. Quindi scaveremo soltanto un po' di questo carbene, come insegnano i tizi bravi che fanno Minecraft. Questo non si chiama carbone, si chiama carbene. E allora... Carbene sia. Ok, sì. C'è dell'altra ghiaia, mitico. Dovrei scavarmene un po' perché non so quanto viaggerò quest'oggi. Quest'oggi. Forse però quest'oggi non viaggerò. Non saprei. Vabbè, comunque. Boh, sì, dai. Viaggerò. Comunque non so. Non so ancora cosa farò, ma so che farò qualcosa di figo. Wow, figo. Ok, allora, ma aspettate, qui non c'è del ferro, vero? No, no, niente ferro. Allora, vabbè, aspettate, continuiamo un attimo a scavare, giusto così, perché ammettete che io trovi una vena di diamanti e anche un'arteria di diamanti. Ah, che battuta. Che battutaccia. Vabbè, comunque non importa. Fate finta di non aver sentito niente. Io non ho fatto una battutaccia sui diamanti, sulle vene, sulle arterie. No, ve le siete immaginate? Maledizione alla registrazione. Ok, vabbè, qui non c'è niente, quindi abbandoniamo questa stupidissima caverna e ritorniamo in superficie. In superficie. Super. Ok, basta. sì. Sono abbastanza inquietante, vero? Sei di... Ok, allora, prendiamoci un po' di roba per il viaggio. Allora no, queste qui le lasciamo qui. Poi, canne da zucchero me ne prenderei una, giusto così per fare la piantagione. Poi, sapling non mi servono a niente. Il piccone di legno lo lascio qui. Fondiamo i due picconi. Boom, yeah. Boom, headshot. Ok, allora, poi mettiamo la ghiaia qui. Le scale le lasciamo qui. Questa roba la lasciamo qui. Questo carbone lo mettiamo a cuocere questa robaccia. Poi, questa me la lasciamo qui. Le do. Il cartello me lo porto in giro. E per d'incibacco, oggi andremo all'esplorazione di un nuovo mondo. Ok, basta. Ok, il sole è ancora alto nel cielo. Non è vero, sta tramontando. Cioè, no, non sta tramontando, è più o meno mezzogiorno circa. Ma comunque, oh, guardate quanti bei sapling. Oh mio Dio, che figata. Comunque gli oggetti in 3D sono una cosa davvero figa. Ah sì, sì, ho messo il nuovo snapshot, quello con i blocchi di redstone e i filtri. Però non mi ricordo come si fanno, quindi chi se ne frega. Ok, allora da lì sono partito e quindi ora andiamo qui e ora andremo avanti. Ecco qui. Ora andremo avanti. Tan 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 all'esplorazione, ragazzi. Ta na na na.
Oh mio Dio, un lago di lava. Devo farmi una casa sotto il lago di lava, vi prego. Perché se no non sarò abbastanza po'. O comunque vicino al lago di lava. Ci sta. Farsi una casa sotto un lago di lava è la cosa, è ciò che ho sempre sognato. È stato il mio sogno fin da bambino. Oh, oh, che storia triste, che storia triste. Mio Dio, mi viene da piangere. Ok, basta. Continuo a dire ok, basta. Non so perché. Però vabbè. Capita, ragazzi, capita. Su, non fatevene un dramma. Prima o poi anche io morirò e quindi sarete tutti più felici. Ok, questo pezzo di roccia volante non va bene. Qui c'è uno stupidissimo lago di lava. Lì ci sono degli stupidissimi maiali. E quindi vabbè. Ok, allora. Vabbè. Ok, qui, qui, qui. Andiamo in esplorazione, ragazzi. Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra, ta-ta-ra-ta. Sentite che colonna sonora. Ok, scusate, è che non ho abbastanza soldi per gli effetti speciali, quindi sapete com'è. Tendo a risparmiare un po' su tutto. Ok, oh mio Dio, mi sono piantato della ghiaia in faccia. E questo non va bene, e questo non va bene. Vieni qui, maiale traditore. Ok, bravo maiale. E tu, che cosa hai da guardare? Che cosa guardi? Che cosa hai da guardare? Hai forse qualcosa in più di me? Ok, è morto. Jeremy è morto. Jeremy il maiale. Pa para pam. Pa para pam. Pa para pam. Pa para pam. Ok, basta. Scusate se lagga un pochino il gioco, ma gli snapshot sono un po' pesantucci e quindi non riesce a digerirli. Digerirli, ok, basta. No, non ho capito perché continuo a fare queste battutacce oggi, ma non fateci caso. Non fateci caso. Fateci caso. Oh, non fateci caso, mio Dio. Ok, io continuerò a viaggiare finché non tramonta il sole. Vediamo un po' dov'è il sole. Oh mio Dio, sta per tramontare. Ok, dobbiamo muoverci perché questo posto non mi piace. Non voglio farci una casa qui. Ma il fatto è che quando viene notte, io voglio farmi una casa sempre quando viene notte. Quindi quando viene notte, quindi basta. Scusate se sto sclerando. Scusate. Ok. Abbiamo già usato parecchia ghiaia. Stiamo viaggiando lontano. Ciao maiale. Ciao maiale, tu non mi vedi ma. Ok. Povero maiale. Si è sacrificato per darmi possibilità di vivere. Oh, oh, che storia triste, che storia triste. Oh mio Dio. Sto quasi piangendo. Quasi, quasi, ragazzi, quasi. Quasi. E quindi ok. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma che sfortuna, ragazzi. Mamma mia, ma. Cioè, questa io la chiamo sfiga potente. Ok. Qui. Qui. E poi qui. Continuiamo ad andare dritti. Oh, aspettate, io vorrei farmi una casa proprio qui. Quindi, allora, vediamo un po'. Abbattiamo degli alberelli innocenti che non hanno fatto niente, ma io vi abbatterò comunque. E giù. Ok. Basta. Sì, ora stiamo battendo gli alberi. Molto divertente, no? Sì, vi state divertendo, vero? Sì, vi state divertendo. Okay. Tagliamo la legna in modo innocente che non fa trasparire le nostre cattive intenzioni. Ovvero, voglio andare addosso a quest'albero. Wow! Ok, oh mio Dio, lì c'è uno zombie. Ragazzi, sta venendo notte, quindi. Oh, ma quello è un albero tagliato a metà. Che cosa gli è successo? Che cosa ti è successo, albero? Perché sei così? Oh mio Dio, lì c'è un creeper. E quindi questo diventerà il mio quartier generale per questa notte. Ora farò un po' di base e poi creerò qualcosa che non si era mai visto prima. Una casa! Una casa! Oh mio Dio! Ok, basta. Basta. Comunque. Bene, qui facciamo un po' più stradosa la strada. Perché non voglio che voi pensiate che io sono un pezzente, che faccio le strade poco stradose. Quindi ci prendiamo anche la cobblestone. E vediamo un po', facciamo così. Qui c'è la strada. La facciamo un po' più larga anche così. Fa molto più figo. Ok, guardate che è figo. Oh yeah.
questo è un pezzo di strada che poi torna in rovina e quindi ritorna Ghiaia. Torna Ghiaia. Brava Ghiaia, brava Ghiaia! Ok, scusate. Devo essere un po' strano. Ai vostri occhi. Non importa. Perché a me va bene così. Ok, basta, perché continua a dire che è storia triste? È una cosa abbastanza inquietante, no? Ok, 64 di legna e dunque, ci salutiamo un attimo e io costruirò questa bellissima casa o abitazione, che dir si voglia, e poi farò ripartire il video e ve la farò vedere e questo sarà molto figo. Ciao ragazzi, a dopo. Oh mio Dio, sono stanco ed affamato. Ma ecco, la strada ora continua e... Da 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 da! Oh mio Dio, che cosa c'è scritto su quel cartello? Ostello del viaggiatore Ramingo. Wow, che figata! Oh mio Dio, sta laggando. Ok, wow, non riesco nemmeno ad entrarci, tanto è bello. Ok, scusate, questa è colpa del lag. Vabbè, comunque. Wow, oh mio Dio, c'è pure un frigo bar! Guardate che figata! C'è della carne e tre mele, wow, mitico! Guardate con quanto buon gusto è stato costruito questo posto. Le torce piazzate in modo simmetrico. Questa fornace è così chic in questa maniera. Molto. E guardate qui, il pezzo forte di questa bellissima abitazione è questa torre di guardia dalla quale si può osservare il bellissimo panorama di questo posto. Guardate se non vi fa venire voglia di... Ok, scusate. Ora, questa è la mia nuova casa e per questa notte, cioè in realtà la notte è passata perché ci ho messo un po' troppo a costruire, ma comunque nel prossimo episodio io abiterò qui e quindi, beh, questo episodio è finito, quindi vi invito a commentare, ad iscrivervi e a guardare, seguire il nostro canale. Quindi per questo episodio è tutto. In quanto barista vi saluto e al prossimo episodio, ciao!